ce la faccio. Non ho, ho poche forze, veramente, perché sono, sono 5 giorni e 4 notti che non dormo, quindi però ne è valsa la pena. Dov'è Angelo? Angelo, vieni qui. Angelo Avarello è il direttore d'orchestra di Ornella Vanoni e Simona Molinari. È venuto anche lui a festeggiarmi. Temo mezz'ora, mezz'ora che giro per il parcheggio, quindi te lascio immaginare. Ringrazio il Signore che almeno in questo momento non ha fatto piovere, quindi più tardi magari lo farà. Non so che dire, non so che dire, perché quando ho cominciato ho pensato che era una cosa semplice, perché sono abituato a dormire poco, ma non avevo mai però... adesso più delle altre volte mi rendo conto che la cosa più, l'unica cosa che la gente non deve perdere mai è la libertà, perché avevo disperatamente voglia di dormire e non potevo farlo, quindi posso stare sveglio anche 100 giorni se nessuno me lo impone. Invece sapere che non potevo addormentarmi, che ogni 15 minuti dovevo stare, se sparivo comunque ogni 15 minuti dovevo stare davanti alle telecamere per la diretta, che mi aspettavano solo 50 minuti ogni 10 ore, che comunque io ne ho usufruito una sola volta su 8, quindi volevo che questo sforzo fosse reale, non finto. Quindi ancora adesso mi farò un altro, continuerò con, senza costrizione, perché sono arrivato a 74 ore ininterrotte di diretta televisiva e in questo momento forse 50 minuti. Volevo arrivare a 100 ore per fare qualcosa di più grandioso, però magari faccio qualcosa di meno e sono più, e sto meglio fisicamente, che è più importante. Quindi... però io ringrazio tutti, non voglio fare nessun nome, perché se facessi un nome li dovrei dire tutti insieme contemporaneamente, dirlo uno per volta non è nell'ordine giusto. Quindi vi ringrazio immensamente. Siamo partiti in questo record già con una disgrazia, nel senso che nel momento in cui abbiamo cominciato mi è sparita la voce. Io l'unica cosa che amo fare è cantare, quindi avrei voluto cantare anche oggi, però non l'ho potuto fare, non fa niente. Angelo, ben arrivato. Grazie, ben trovato.